Sinceramente, credo il 16 di gennaio. Non ci fate caso alla mia voce, ma ho passato praticamente tutta la scorsa settimana a letto a via dell'influenza e ancora ho purtroppo questa voce così rauca e mi è rimasta anche la tosse, quindi purtroppo niente. Sono ancora messa così. Su Instagram mi hanno scritto tantissime ragazze che stanno male, sono state male, ma credo che questa influenza abbia colpito purtroppo parecchie persone. Io non vedo l'ora di guarire, anche perché domani torno a lavorare e la voce mi serve perché io rispondo al telefono e quindi spero di, non lo so, di guarire entro questi giorni perché non ne posso più sinceramente. Poi di notte mi viene sempre da tossire perché sono stesa, quindi una roba veramente massacrante. Sono stata praticamente tutta la settimana a casa, a letto e niente, eccoci qua. Finalmente oggi esco, vado a fare dei giretti diciamo con mia sorella. In realtà sono uscita anche già sabato perché siamo stati alla festa di compleanno della Giada, della mia amica Giada, però oggi esco anche con mia sorella che andiamo a fare appunto qualche commissione e infatti sono già diciamo in ritardo perché per arrivare da Elisa ci vuole una mezz'oretta, infatti adesso mi avvio e noi ci vediamo direttamente più tardi. Ho messo questa lupetto bianca, diciamo, non so se è avorio, comunque chiara, e anche il pantalone chiaro, e volevo mettere gli UGG, però adesso sono indecisa tra gli UGG o lo stivale nero. Alla fine ho optato per gli UGG perché li trovo molto comodi e caldi e ho messo questa sciarpa qua leopardata, così almeno spezza un pochino. E basta, outfit molto molto semplice. Ciao Remy, bello! Ciao alle ragazze! Ciao! Ciao ragazze! Pronta Eli? Sì, quasi. Scelta della borsa molto difficile. Non lo so, non so proprio. Dai, mettila o come gli stivali o nera. Come gli stivali? Non ce l'ho questa. No Eli.
Noi abbiamo appena finito di mangiare e adesso andiamo a fare delle commissioni. Quella di Moschino. First time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away. I will be with you until I stop breathing. Sono tornata. Sono le 17:50. È volata anche questa giornata. Abbiamo fatto un po' di commissioni, siamo passate sia da Teddy che da Tigotà, perché mi servivano delle cose e poi avevo visto che hanno messo in offerta l'omino bianco e quindi sono andata assolutamente a prenderlo, perché io mi trovo benissimo con l'omino bianco, sia quello igienizzante sia quello al muschio bianco, mi piacciono veramente tantissimo. Finalmente abbiamo tolto l'albero di Natale e l'abbiamo tolto praticamente ieri sera, ma vi dico la verità, quest'anno, cioè l'anno scorso in realtà, ho avuto l'atmosfera natalizia un po' a rilento. Invece per quanto riguarda il togliere l'albero, sinceramente l'avrei tenuto ancora per un po'. Oggi da Teddy ho visto che ci sono già i coniglietti, veramente ormai il commercio corre e è appena finito Natale e già praticamente hanno messo i conigli. Io infatti ho preso qualcosina che poi vi faccio vedere. Sono venuta qua in camera perché volevo ringraziarvi per tutti i complimenti che mi avete fatto. È piaciuta a tutte voi e sono veramente felicissima. Io la adoro questa camera, veramente molto molto bella. Questo è l'armadio proprio che desideravo avere. E finalmente anche la cameretta è completata. Qua sta piovendo e niente, io fra poco mi devo mettere anche a preparare la cena. Sì che è presto in realtà, però stasera volevo fare una frittata con le patate e i petti di pollo. Inoltre dovremmo andare anche a fare la spesa in questa settimana. Adesso vediamo un attimino come organizzarci e poi niente, andremo anche a fare la spesa perché sta finendo un po' tutto. Adesso vi mostro che cosa ho preso al Tigotà. Questo rotolo di carta, ho preso la ricarica del sapone per le mani, questo è quello all'orchidea vellutante. Ho comprato il Citrosil disinfettante per il bagno e mi sono trovata veramente bene. Uno l'ho già finito, questo è in offerta credo per tutto il mese da Tigotà. Io mi trovo bene perché va sia a disinfettare ma va a rimuovere anche il calcare e devo dire che comunque è persistente, quindi mi piace e rimuove bene il calcare, infatti l'ho ricomprato. Ho preso anche un anticalcare, stavolta quello dell'Ajax. In realtà qua c'è scritto bagno splendente, rimuove calcare, residui di sapone. Allora mi sono sbagliata, perché dovevo prendere quello doccia splendente, credo che si chiami. Vabbè, comunque io l'ho preso per il lavello della cucina, per il rubinetto, e per magari se voglio proprio fare una pulizia più a fondo anticalcare o per la doccia, però mi sono sbagliata, perché erano proprio vicini. E vabbè, comunque questo qua anche è un anticalcare. Comunque ho preso questo, anche Ajax mi piace come marca. Due Mon Amour, che sapete è il mio ammorbidente preferito. Peccato che non è proprio persistente come il Lenor azzurro, ma a livello di fragranza preferisco mille volte questo qua. E ho preso la confezione piccola, non so se al Tigotà avevano anche quella grande, però ho notato che questa qui, essendo concentrata, persiste un pochino di più, allora ho preso
due confezioni di queste qua piccoline. L'isoform disinfettante classico per pavimenti, che era in offerta anche lui, borotalco, poi ho preso l'acqua distillata alle rose, tonico rinfrescante. Io utilizzo sempre il tonico perché mi va a rimuovere proprio il calcare dal viso e quindi uso sempre il tonico dopo essermi lavata bene il viso. In offerta c'era anche questo Vicinet disincrostante gel che va a rimuovere anche il calcare e niente, ho preso una confezione. Poi ho preso anche il sapone intimo della Mantovani, questo qua delicato. In offerta c'erano anche i piumini della Swiffer e ho preso una scatola, solo che dentro c'è anche il diciamo il bastoncino, adesso non mi viene il nome, anche se io già ce l'ho, comunque vabbè, io mi trovo benissimo con Swiffer, quindi ho fatto che prendere una confezione perché mi va proprio a rimuovere bene la polvere. Ho provato anche altre marche, quelle che costano un po' meno, però non lavorano come lo Swiffer, e poi lo Swiffer dura anche di più. Ok, mi sta chiamando Christian, arrivo subito. Passiamo adesso a Teddy. Guardate che borsina che ho preso, rosa, molto carina. Allora, qua ho preso tante cosine sfiziose. Questi due palloncini che mi servono per la festa di Elisa, che sarà domenica. Carini. Dovrebbero esserci qua dentro, sì esatto, i bastoncini da inserire qua, così poi li possiamo tenere in mano o appoggiare. Io avevo pensato di appoggiarli sul tavolo dove mangeremo, perché andiamo al ristorante, andiamo a pranzo fuori. Sempre per questa festa ho voluto prendere per sicurezza questi due vasetti, perché io dentro ci voglio mettere i marshmallow. In uno tutti marshmallow rosa e in un altro i marshmallow azzurri. E non so se il ristorante dispone di queste ciotole, perché io ho provato a chiamare ma non ci siamo capiti con il signore che mi ha risposto, e siccome costano 2,55 € l'uno, ho detto io li prendo, e nel caso comunque vabbè, sono sempre delle ciotole che a casa fanno comodo. E poi vabbè, costavano poco e quindi le ho prese, così poi domenica io vado un po' prima e diciamo decoro un po' la zona dove faremo poi le foto e dove lei e Gabriel, il suo ragazzo, scopriranno il sesso. Comunque poi farò un video e vi farò vedere tutto. Ho preso poi anche questa cesta fatta così in paglia. E questa qui è simile a quella che ho già all'ingresso, che avevo preso da Primark, e qua ci voglio mettere le medicine, così almeno sono tutte in ordine, e metterò questa cesta qua nel carrello della cucina, perché adesso c'è un casino tra integratori e medicine che sto prendendo per la tosse, e quindi niente, ho preso questo, ho pagato 7 euro, molto capiente, vedete. Ho preso anche due pacchetti di fazzoletti di tovaglioli. Allora, questi qua che sono con tutti i cuoricini, pagato 1 euro, e questo qua con scritto Happy Birthday, fatto così, sempre pagato 1 euro. Ho preso anche un ombrello, l'ho preso viola perché non c'era molta scelta, solo che l'ho già utilizzato perché sta piovendo e quindi ce l'ho fuori, però ecco, ho preso anche l'ombrello, perché dovete sapere che quando sono andata a prendere Sara in stazione avevo l'ombrello nello zaino in una parte esterna, e quando siamo tornate a casa non l'ho più trovato, secondo me è caduto,
mi sono impigliata da qualche parte, perché io ho preso due treni quel giorno, quindi figuratevi, e quindi adesso necessitavo di un ombrello. Poi ho preso anche queste bustine per documenti, anche queste pagate 1 euro. Allora, queste secondo me non sono molto resistenti, infatti sono di quelle molto sottili, però vabbè, ho detto per 1 euro le prendo, anche se io preferisco quelle un pochino più rigide. E poi ho preso questa cartellina che è a forma di busta, che si chiude anche, vedete, con il bottoncino, perché io ogni anno metto all'interno di queste buste tutti gli scontrini e tutte non le fatture, le ricevute delle visite che faccio, in modo tale che poi per il 7:30 vado direttamente con la cartellina al CAF e faccio fare tutto al ragazzo. E quindi adesso mi serviva una cartellina per iniziare a mettere dentro gli scontrini che mi si stanno già accumulando. Inoltre ho notato che si può aprire anche da sopra, tipo a cerniera. E anche questa qua pagata 1 euro. Ho preso anche poi questi chiudi sacchetti, tipo quelli di IKEA, solo che qua ci sono anche questa versione un po' più piccolina. Adesso non mi ricordo se IKEA li fa. Comunque, siccome questi non bastano mai, li ho presi, io li utilizzo anche per chiudere i sacchettini delle cose che ho in freezer, tipo piselli, minestrone, io pinzo tutto e ripongo. E poi ho preso infatti anche queste mollette, sempre per andare a pinzare i pacchi aperti. Spero che resistano, che non si rompano subito. No, mi sembrano abbastanza rigide. E infine ho preso questi pompon sempre per la festa di domenica. Che però conviene che apro direttamente domenica, cioè più avanti, non li so aprire adesso. Sono dei pompon, praticamente verrebbe una roba del genere, così. E poi dentro alla busta c'erano i due bastoncini per i palloncini, che spero vadano bene, perché se no è un casino. Ok, direi di sì. Secondo voi, ragazze, è maschio o femmina? Secondo noi è femmina. Vedremo un po', poi lo scopriremo e vi faremo vedere tutto anche qua su YouTube. Ah, e dimenticavo! Perché questi l'ho fatta apposta, li ho tenuti alla fine. Ho preso questi due coniglietti, ma guardate che carini, cioè, sono bellissimi. Proprio insieme sono belli, secondo me. Cioè, sono proprio una coppia bella, bella. Allora, io sapete che l'anno scorso avevo fatto shopping da Casa Shops, e se vi ricordate c'è il video. E quindi io quest'anno non necessitavo di coniglietti, però questi qua veramente sono bellissimi e quindi ho deciso di prenderli. È arrivato Christian e ci vediamo dopo. Martedì sera ormai, oggi ho iniziato a lavorare
Mi mancava un po' la routine, tutti questi giorni a casa mi hanno un po' scombussolata, però ecco, è già passato praticamente un giorno. Io sono pronta per andare a struccarmi e mettermi a letto finalmente perché comunque sono abbastanza stanchina. E stamattina sono andata a fare anche il consulto per il tatuaggio alle sopracciglia con la tecnica pelo a pelo. E allo stesso tempo anche una leggera sfumatura, così mi ha spiegato la ragazza. Sono felice di aver preso appuntamento, anche se sarà a giugno questo appuntamento, però mi ha detto che nel caso qualcuno disdice in questi giorni mi inserirà e mi chiamerà. Quindi non so quando farò questo tatuaggio, so solo che ho l'appuntamento a giugno. Perché lei è sempre sempre piena. Sono contenta di farlo perché così la mattina non devo comunque più stare a pensare alle sopracciglia e poi perché le avrei tutte e due uguali, cosa che adesso sì sono uguali, però io ci trovo qualche difetto e soprattutto questa qua si sta davvero svuotando, nonostante che io stia attenta a non togliere i peletti, cioè io vado solo a togliere i peli qua sotto. La forma della sopracciglia non la tocco mai, però questa qua si sta svuotando parecchio, quindi ecco, non vedo l'ora di fare il tatuaggio, così poi sono a posto, sono in ordine, se non mi va di truccarmi, comunque ho le sopracciglia fatte, bene, riempite, quindi non vedo l'ora di farlo. Ho un po' di paura, però mi ha detto la ragazza che mi farà il tatuaggio che non sentirò comunque nulla e mi metterà l'anestetico e quindi ecco. Ha detto che non è mai scappato nessuno, quindi speriamo che io non sia la prima, ma no, cioè sto scherzando, però ho un po' di fifa, questo lo ammetto. E basta, volevo aggiornarvi su questa cosa. Questo video è stato abbastanza chiacchiericcio e spero che vi sia piaciuto. Io vi aspetto giù nei commenti, lo sapete, anche solo per un saluto. Mi fa sempre piacere leggervi, mi fa piacere sapere che dall'altra parte comunque ci siete. E oggi è uscito il video, quello in cui abbiamo riportato Sara a casa. Vi è piaciuto tantissimo e ho notato che vi è piaciuto tanto anche il video della cameretta. Quindi sono super soddisfatta, veramente grazie. E basta, questa settimana ormai si sta concludendo, quindi io vi auguro un buon fine settimana e ci vediamo presto con un altro video. Ciao!